Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della pianta acquatica Myriophyllum. Questa pianta acquatica deriva dalla famiglia delle algoracee e in natura è presente negli Stati Uniti e in Sud America. Il suo nome è particolarissimo perché viene dal greco Myrios, significa migliaia, e Phyllum vuol dire foglie. Le dimensioni e i colori sono variabili da varietà a varietà. Possiamo dire soltanto che tutti i Myrios sono caratterizzati da foglie segmentate e sviluppo verticale che raggiungono i 30-40 cm di altezza e quasi sempre su un unico stelo. È una pianta da medio o terzo piano, a seconda della vasca nella quale si vuole utilizzare, ed ha la caratteristica di riempire lo spazio, poiché ha un effetto molto voluminoso e leggero. Si adatta a diverse condizioni di luce, modificando la sua crescita e la sua adattabilità e quindi la sua forma. Si sviluppa quindi in acque più tenere e piuttosto acide. Se il pH scende sotto i 6,5 assorbirà un sacco di nutrienti in più. È possibile coltivarlo anche in acque leggermente alcaline, ma non con gli stessi risultati. Suggeriamo una temperatura mai inferiore ai 20 gradi Celsius. Questo genere di pianta può essere indicata come un'ottima avversaria delle alghe per la sua crescita abbastanza veloce e caratterizzata da forte richiesta di nutrienti, che quindi sottrarrà alle alghe. Vediamo ora insieme alcune delle varietà più usate nei nostri acquari di Myriophyllum. Myriophyllum matogrossense. Il nome da cui deriva si riferisce al matogrosso, ma è diffuso in tutto il Brasile occidentale, in Perù, in Ecuador, in Colombia e Bolivia. È sicuramente il Myriophyllum più indicato per l'acquario amazzonico per una serie di motivi legati a parametri chimici e fisici. Del resto è lì che vive da milioni di anni e sappiamo bene che è più facile assecondare la natura piuttosto che contrastarla. Il Myriophyllum matogrossense è stato confuso per almeno 25 anni con il Tuberculatum, che sembrava essere una sua variante rossa. In realtà si tratta di due specie distinte che vivono a 10.000 km di distanza fra loro. Il matogrossense cresce molto in altezza, con foglie che arrivano anche a 5 cm di lunghezza. Si ricorda che le foglie più esposte, quindi la parte esposta alla luce, potrebbe diventare anche di un colore rossastro. Myriophyllum scabratum o pinnatum. Anche se ormai è presente quasi ovunque, come in Nord America, in Australia e in Europa mediterranea, il pinnatum è originario della Florida, dove a tutt'oggi è maggiormente presente. La coltivazione dei Myriophyllum in acquario è iniziata proprio da questa specie negli anni 50 del Novecento. Lo stelo tende ad immagazzinare notevoli quantità di ferro, la cui concentrazione è incostante nel suo habitat naturale. Per questo motivo il suo colore può variare dal verde scuro al rosso acceso, proprio in base all'abbondanza di ferro nell'acqua d'acquario. Tra tutte le varietà del Myriophyllum, è quella più semplice da coltivare. Come molte piante a foglia fine, necessita di acqua pulita con assenza di detriti in sospensione, poiché adagiati sulle foglie potrebbero interferire con la fotosintesi clorofilliana. La luce deve essere intensa e abbondante. Preferisce l'acqua più fredda rispetto alle temperature elevate e spesso produce delle piante laterali che possono essere tagliate e ripiantate. In natura si riproduce con i frutti ed i semi, in acquario invece possiamo moltiplicarlo per talea, quindi effettuando un taglio netto all'incirca a metà del fusto per poi ripiantarlo a gruppetti di 3 o 4 ad una distanza di minimo 4-5 cm dagli altri per permettere la totale esposizione alla luce anche nella parte bassa della pianta. Il Myriophyllum è una pianta molto affamata, e affamata sia in quantità che in qualità. Avrà bisogno di tantissimi nutrienti, ma soprattutto nitrati e fosfati. Chi è quindi preoccupato per la presenza di eccessivi fosfati nella sua vasca potrà stare tranquillo aggiungendo il Myriophyllum, perché a volte dovrà addirittura aggiungerli artificialmente. Oltre alla necessità di molta luce, ha bisogno anche della somministrazione di CO2. Solitamente assorbono i nutrienti direttamente dall'acqua e usano le radici solo per ancorarsi meccanicamente. Il Myriophyllum può vivere quindi sulla sabbia o sulla ghiaia inerte. Non ha bisogno assoluto di substrati o terricci fertili, ma se trova nutrienti nel terreno li sfrutta sicuramente. Il range di temperatura ideale per il Myriophyllum è dai 22 gradi ai 28 gradi Celsius. Il pH range da 6 a 7,5. Il GH range da 7 a 15. La luce richiesta molta, la velocità di crescita media
e la difficoltà di coltivazione abbastanza difficile. Se desiderate quindi inserire il Myriophyllum nel vostro acquario, vi ricordo che il prezzo al dettaglio è di circa 5 euro a vasetto. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Per maggiori informazioni ti rinvio al nostro sito ufficiale www.aquascapinglab.com. Metti mi piace a questo video, se hai bisogno di informazioni digitale qui sotto e iscriviti al nostro canale per ulteriori novità. Grazie!